Il 2022 si chiuderà con un calo del clima di fiducia, ma le imprese dei servizi professionali mantengono stabili le aspettative su ricavi e crescita. In Confcommercio Milano, all'Assemblea Pubblica di Asseprim, sono stati presentati i dati dell'aggiornamento dell'osservatorio economico Asseprim Focus, realizzato con Format Research. L'Asseprim Focus è una ricerca che noi facciamo ogni 6 mesi su tutti quelli che sono i settori rappresentati da Asseprim. Ci servono appunto per monitorare completamente tutta la nostra base associativa, per poter organizzare quelle che sono le azioni, gli interventi, qualunque manifestazione che poi possa essere d'aiuto appunto per i nostri associati. In questo momento siamo in un'area abbastanza tranquilla. In questo ultimo periodo, in questi ultimi 6 mesi, si sta vedendo invece che sta calando enormemente la fiducia. Con Format Research gli aspetti fondamentali riscontrati hanno a che fare con la vitalità di questo settore, pur in un clima di incertezza che è quello che stiamo vivendo, una recessione nella quale ci stiamo purtroppo avviando, per quanto sarà una recessione mite, le imprese dei servizi professionali continuano a fare impresa, continuano a farlo con successo, hanno mantenuto alto le proprie aspettative, segno questo anche di una capacità di resilienza nell'affrontare la crisi, ma anche in qualche modo di forza, di volontà di andare avanti. Pensate che sul totale delle imprese sono oltre il 40% che hanno chiesto credito negli ultimi 6 mesi, ben un terzo, più di un terzo ha chiesto credito per fare nuovi investimenti, e se fai nuovi investimenti e ti indebiti per farlo significa che in qualche modo nel futuro ci credi. Peraltro è una percentuale, quella di coloro che delle imprese dei servizi che hanno chiesto credito per fare investimenti, che è quasi tripla rispetto alla media nazionale, e questo è un dato che lascia sicuramente ben sperare. Altro dato interessante, perlomeno ci crediamo noi, è l'attenzione agli investimenti nel digitale e l'attenzione agli investimenti nella green economy, in qualche modo nella sostenibilità. È elevatissima la percentuale delle imprese che ormai non soltanto negli ultimi 6 mesi ma da anni sta investendo in modo deciso nella sostenibilità e nella digitalizzazione, percentuali che sono più alte proprio presso le imprese più giovani. Quindi maggiore attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, attenzione che è ancora più alta presso le imprese più giovani.